Il mausoleo della famiglia Ciano a Montenero, vicino Livorno. Una costruzione immensa, mai terminata. Avrebbe dovuto, nelle intenzioni di Galeazzo Ciano, che ne approvò i piani, diventare uno dei luoghi sacri del fascismo. Un sarcofago di porfido, il marmo degli imperatori preparato per i resti di Costanzo Ciano, morto nel 39, fascista della vecchia guardia, padre di Galeazzo. Accanto, quello della figlia Maria, morta anche lei nel 39. Di Maria sappiamo che aveva sposato un diplomatico, Magistrati, che era timida, gentile e molto religiosa, e che si lasciò, per una sorta di nevrosi chiamata anoressia, letteralmente morire di fame. Segno, almeno così dice la moderna psichiatria, che in quella potentissima famiglia di ministri e di gerarchi c'erano inquietudini e tensioni segrete. I lavori iniziarono alla fine del 39. Dopo la caduta del fascismo, il 25 luglio del 43, vennero per sempre interrotti. Transatlantico Rex, allora nel 1933, la più bella nave passeggeri del mondo. Ottenne sulla rotta del Nord Atlantico per New York il nastro azzurro per la traversata più veloce mai fatta. Il ministro dei trasporti e della marina mercantile, Costanzo Ciano, padre di Galeazzo, il futuro ministro degli esteri di Mussolini. Il Rex, preso il nastro azzurro, torna da New York a Napoli. A bordo 2000 turisti americani. L'Italia fascista, per rafforzare la sua economia, in quegli anni punta ancora sul turismo, non sull'impero. Si presenta come il paese del sole, dell'arte, della gioia di vivere. Il fascismo ha voluto essere tante cose diverse per gli italiani. Brevemente ha assunto anche questo aspetto. Ad accogliere il Rex,
la figura massiccia e rassicurante di Costanzo Ciano. Costanzo Ciano prese parte durante la Grande Guerra, nei mezzi d'assalto della Marina, a imprese strepitose. Con un MAS, motoscafo armato di siluri, entrò nel porto di Bucari con Gabriele D'Annunzio, affondando una nave austriaca. Una guerra è un temperamento più da corsaro che da ufficiale regolare. Amico anche personale di Mussolini, ministro dei trasporti, i treni col duce dovevano arrivare in orario, poi membro del Gran Consiglio e presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fu fatto dal re, per meriti di guerra e di fascismo, conte di Cortellazzo. S'è detto, senza prove, che del potere si sia approfittato. Certo, i soldi gli piacevano molto e diventò ricchissimo. Negli ambienti economici di Livorno, che dominava completamente, era stato affettuosamente soprannominato Ganascia. I rapporti tra padre e figlio, che qui sono insieme per il circuito automobilistico di Montenero, furono complicati. Galeazzo, nell'infanzia, nacque nel 1903, adorava il padre. Piangeva e si disperava ogni volta che Costanzo doveva lasciare la casa, il che a un ufficiale di marina accadeva di frequente. La sua figura di uomo di guerra, deciso e spicciativo, lo affascinava. Col passare del tempo, questa ammirazione di Galeazzo per il padre comincerà ad essere avvelenata da molti dubbi. Il vincitore della gara, Tazio Nuvolari. Galeazzo Ciano prende il brevetto di pilota. Il figlio, malgrado tutta la sua dedizione, era cresciuto molto diverso dal padre Costanzo. La mistica dell'uomo fascista gli era, non per ragionamento, ma per stato d'animo, profondamente estranea. Avrebbe voluto fare lo scrittore. Bisogna tornare all'epoca per capire le sue aspirazioni. Avrebbe, a generalizzare le cose, voluto essere un intellettuale decadente, in bilico nelle sue vestaglie di seta, tra genio, svenevolezza e snobismo. Il padre disapprovava queste tendenze del figlio di tutto cuore, ma anche Galeazzo, col passare degli anni, si rese conto, e non senza dolore, che a comporre la figura di Lanzichenecco, di Ganascia, c'erano molta rozzezza e orizzonti molto limitati. L'ammiraglio Orti, reggente d'Ungheria. Galeazzo Ciano. Accanto a Orti, Edda, moglie di Galeazzo e figlia di Mussolini. Siamo in Ungheria. I due si erano sposati nell'aprile del 1930. E questo matrimonio aveva aperto a Galeazzo la possibilità di una brillantissima carriera politica. Si sposò a 27 anni, giovane segretario d'ambasciata. A 29 diventò sottosegretario per la stampa e propaganda. A 32 ministro della cultura e a 33 ministro degli esteri. Fu per Mussolini, almeno nei primi tempi, un collaboratore brillante e totalmente devoto. Non si comportava così solo per opportunismo. Aveva davvero trovato nel duce, tutto lascia pensare, una nuova figura di padre a cui guardare con riverenza e di cui cercare l'approvazione, e che sostituisse l'immagine un po' appannata del padre vero. E Mussolini, che amava Edda più di tutti gli altri figli, riporterà su Galeazzo in parte questo affetto. Lo considerò anche lui una specie di figlio?
Probabilmente. Certo, negli anni che precedettero la guerra, si confidò con lui come con nessun altro. È la vecchia Europa aristocratica, con i suoi castelli e le sue magnificenze, i suoi granduchi e i suoi principi del sangue. È questa la classe a cui appassionatamente Galeazzo desiderava di appartenere. Avrebbe voluto essere, il che non significa che lo fosse davvero, un uomo del vecchio regime. Tra Edda e Galeazzo non ci sarà, a quanto è dato di sapere, vero amore, ma amicizia e solidarietà profondi. Alla fine, Edda si batterà con le unghie e coi denti per impedire la fucilazione del marito. E Ciano, prima di morire, scriverà: «Mia moglie, nelle ore di dolore, si è rivelata compagna solida, sicura e fedele». Nel successo, comunque, erano molto criticati. Apparivano, per la loro posizione, troppo giovani, troppo sicuri di sé, troppo desiderosi di andare avanti. Su Ciano circolavano a Roma battute feroci. Veniva chiamato il principe consorte, il generissimo, il conte genero, il parente. Girava su di lui nei salotti e nelle redazioni questa poesiola: Galeazzo Ciano, conte di Cortellazzo, bella la rima in ano, più bella quella in azzo. Qui inaugura il dopolavoro degli esteri. Galeazzo ebbe, come tutti o quasi i grandi gerarchi dell'epoca, molti amori. Il fascismo non incoraggiava la castità. Una cosa va notata: ci teneva ad averli, ma ci teneva ancora di più a far sapere di non essere fedele a Edda. Un modo forse per dimostrare una qualche indipendenza dalla troppo ingombrante famiglia in cui era entrato. Marlene, Marlene, mio sogno, mio bene, sono mille cadere che schiavo mi rendono di te. Galeazzo è felice del potere che ha e delle cose che al potere si accompagnano: fama, vita elegante, belle donne. Qui è ricevuto dal primo ministro jugoslavo Stojadinovic, suo grande amico. Riceve il pane e il sale dell'ospitalità. Giura e si fa giurare amicizia eterna. Eppure, già in quell'epoca, lavorava a progetti che prevedevano la distruzione della Jugoslavia. Galeazzo Ciano desiderava la simpatia e l'affetto della gente. Ha dato a più riprese nella sua carriera prova di generosità e anche in senso lato di umanità. Ma ciò nonostante, il sospetto di tradimento lo seguirà ingiustamente, forse, ma costantemente, fino alla fucilazione. Centrale per Ciano, fin dall'inizio, il rapporto coi tedeschi. Nell'ottobre del 1936 va da Hitler nel Nido d'Aquila, nelle Alpi bavaresi. L'Italia, per le guerre d'Abissinia e Spagna, la prima finita, la seconda in corso, si è messa in urto con francesi e inglesi. Per evitare l'isolamento, occorre, secondo Ciano, avvicinarsi ai tedeschi. I due uomini non si piacquero fin dall'inizio. Per Hitler, Ciano era troppo azzimato, disapprovò il profumo un po' subdolo d'una brillantina cinese che s'era messo in testa. Ciano vide in Hitler un uomo sanguinario, un po' pazzo, non molto intelligente. Questo giudizio, sostanzialmente esatto, fu lo stesso causa di grandi mali. Ciano si convinse, e convinse Mussolini, che i nazisti, uomini limitati e brutali, avrebbero potuto essere usati per i loro fini dai più astuti e spregiudicati italiani. «Per noi la Germania è un campo di manovra», disse spesso Ciano in quegli anni.
Ma come aveva fatto Galeazzo Ciano a conquistare la fiducia del suocero? Torniamo indietro di qualche anno. Aprile del 1935. Ciano ha 32 anni ed è appena diventato ministro della cultura. Inaugura a Parigi una mostra d'arte italiana. Tra i suoi compiti, il più importante è orientare ogni mattina i giornali italiani, accontentando il duce, lettore esigente e irascibile. Ciano si fa amico dei principali giornalisti, li coccola, li vezzeggia, se li porta fuori a pranzo, chiacchiera con loro in maniera libera, spregiudicata e divertente. È il suo stile, preferisce le buone alle cattive maniere. Per convincere meglio ricorre liberamente alla bustarella, di solito un assegno di 1.000 lire al mese, circa 1 milione di oggi, dato in cambio di qualche pseudo lavoro, consulenze artistiche e culturali, collaborazioni a riviste inesistenti, progetti editoriali. Non minacciò, né fece mai licenziare nessuno, non ce n'era bisogno. Nella stampa italiana degli anni 30 non c'erano anime ribelli. E il Duce, per la prima volta dalla marcia su Roma, fu felice di quello che pubblicavano i giornali. Aveva trovato in Galeazzo il collaboratore che aveva sempre cercato. Intelligente, ossequiente, devoto. Ciano, facendo trovare a Mussolini sulle prime pagine dei giornali un'immagine dell'Italia e del mondo conforme alle sue aspettative, lo adula, lo rassicura, ma nello stesso tempo contribuisce a isolarlo sempre di più dalla realtà. Un isolamento che negli anni sciagurati della guerra diventerà torvo e malevolo, avrà qualcosa della malattia mentale. E Ciano, consumata la rottura anche col secondo padre, lo documenterà nel suo diario, raccontando per esempio di Mussolini che si rallegra perché i napoletani muoiono sotto i bombardamenti. Impareranno ad essere come i tedeschi, una razza di padroni. Oppure che si compiace perché l'inverno del 41 è particolarmente rigido, quindi le mezze cartucce moriranno e la debole razza italiana si migliorerà. Galeazzo Ciano nel 38 a Milano. Le sue ambizioni sono ormai cresciute. Vuole un giorno sostituire il Duce. Ha gente sua nel partito, nel governo, nelle forze armate, nella polizia. Quando Mussolini si ritirerà o morirà, lui sarà pronto. Ha 35 anni, ma gli sembra di non avere tempo da aspettare. Fa alcuni sbagli. Dice, o lascia dire troppo facilmente, di essere l'erede di Mussolini. E al Duce, ossessionato dal timore di invecchiare e di morire, questo genere di discorsi che fa il giro dei salotti di Roma e che la polizia gli riferisce non piace per niente. Tra i due si crea un'ombra, da prima impercettibile, di diffidenza. Andrà con gli anni aumentando. Sbaglia anche verso l'opinione pubblica. Come si vede da queste immagini, imita il Duce attirandosi così antipatie e ridicolo. Comunque, una cosa su di lui va detta. Come ministro degli esteri non ebbe buona influenza. Ciano aveva capito che per farsi apprezzare dal Duce doveva mostrarsi più spericolato di lui. Lo incoraggiò quindi sulla strada dei colpi di testa, guerra di Spagna e conquista dell'Albania, per esempio. Ecco sull'Albania due filmati con la colonna sonora d'epoca. Ci danno un'idea della doppiezza della politica estera italiana d'allora. Tirana vive una storica giornata per la seduta dell'Assemblea Costituente che deciderà l'avvenire dell'Albania, ormai affrancata per opera delle armi d'Italia da una odiosa tirannide. I 180 rappresentanti delle province albanesi entrano nella sede del Parlamento. Nemmeno un anno è passato. È il 12 aprile del 1939. Ciano si è portato dietro una valigia piena di banconote che distribuisce ai notabili dell'Assemblea Costituente per mantenerne vivo l'entusiasmo per l'Italia. Gli albanesi più tardi combatterono duramente per l'indipendenza, ma in quell'occasione la loro classe dirigente si fece comprare. Provvisorio amministrativo. L'unanimità che accoglie le deliberazioni che dichiarano decaduto il vecchio regime tocca il più alto entusiasmo quando si decide l'offerta della corona d'Albania a Sua Maestà il Re Imperatore Vittorio Emanuele III. Al termine della seduta, mentre 101 colpi di cannone salutano il voto solenne,
i rappresentanti del popolo albanese si recano in massa alla legazione d'Italia per presentare all'inviato del governo fascista, Sua Eccellenza Galeazzo Ciano, la dichiarazione dell'Assemblea. Chiamato a gran voce anche dalla cittadinanza che si affolla dinanzi alla legazione, Sua Eccellenza Ciano pronuncia un discorso, riaffermando la volontà dell'Italia di condurre verso una nuova era di progresso e di civiltà la nazione albanese, da oggi indissolubilmente associata agli alti destini di Roma. Gli albanesi portano la corona a Vittorio Emanuele III. Il re, scettico e brontolone di temperamento, aveva commentato con Mussolini: «L'Albania è un mucchio di sassi». Al re, la politica estera di Mussolini e di Ciano non piace. Correre il rischio di una guerra, che ci fu anche se remoto, per prendere l'Albania, gli sembra folle. Il rapporto coi tedeschi non gli va giù. Ripete a chiunque lo stia a sentire che Hitler è un pazzo, un degenerato psicofisico. Un tossicomane, forse. Di lui non ci si deve fidare, come non ci si deve fidare dei tedeschi che lui ha imparato a conoscere fino dal 1893 e che sono degli straccioni e dei mascalzoni. Bisogna invece ammirare la correttezza degli inglesi e Mussolini sorbisce furioso queste prediche. Poi anche lì ci sono contrasti personali. Mussolini sempre più spesso dice che la monarchia è inutile e che prima o poi bisognerà mandare a casa il re. Vittorio Emanuele lo viene a sapere e prudentemente, come è nel suo temperamento, si guarda in giro per vedere se non ci fosse modo di sostituire un così prepotente primo ministro con qualche persona di carattere più gentile. E Ciano potrebbe essere quella persona. Qui lo vediamo che inaugura opere pubbliche in Albania dopo l'annessione. Considera quel paese il suo feudo personale. Qui si può solo tentare di riassumere un gioco politico estremamente complesso e in parte ancora sconosciuto. Fino al marzo del 39, approssimativamente, Ciano fa tutto ciò che il duce gli ordina di fare. Il suo contegno nelle conferenze internazionali, nota l'ambasciatore francese Poncet, è più quello di un ufficiale d'ordinanza che di un ministro degli esteri. Poi comincia a temere che gli impegni coi tedeschi diventino troppo stretti. All'inizio è solo una piccola divergenza. Ciano vorrebbe un po' più di cautela, ecco tutto. Ma dopo l'occupazione della Cecoslovacchia, nel marzo del 39, pensa anche lui, come il re, che di Hitler non ci si possa fidare. Il contraltare a Ciano in quel periodo è Achille Starace, segretario del Partito Nazionale Fascista dal 7 dicembre del 1931. Rimase in carica fino all'autunno del 39. Arpinati, un gerarca poi caduto in disgrazia, rimproverò Mussolini per la sua scelta. Starace è un cretino, gli disse. Lo so, rispose filosofico il duce, ma è un cretino obbediente. Qui vediamo Starace in una serie di manifestazioni all'epoca del suo massimo splendore. Su Starace si concentrò un'immensa antipatia. Lui aveva definito così la politica del partito sotto la sua direzione. Operiamo per la creazione dell'italiano nuovo di Mussolini,
capace di credere, di obbedire, di combattere. Per ottenere questo risultato aveva lanciato infinite campagne, una più stupida dell'altra. Avevano lo scopo di creare in Italia un diverso stile di vita, sobrio e militaresco. Il lei, eccessivamente spagnolesco e ossequioso, fu sostituito dal voi, ritenuto più maschio. Al posto della stretta di mano si doveva usare il saluto fascista e Starace, con una circolare, chiese alle federazioni di mettere in apposite liste nere gli individui, sono parole sue, dediti alla stretta di mano, usanza rivelatrice di abitudini poco fasciste. Bisognava chiudere le lettere senza inutili saluti, abbracci o ossequi, scrivendo «Viva il Duce!». Fu lui il regista delle grandi manifestazioni di consenso e di entusiasmo per Mussolini e per il regime, manifestazioni a cui era obbligatorio partecipare. E c'erano, occorre aggiungere, rischi a non prendere sul serio le ingiunzioni di Starace e del partito. Ciano, nel suo diario, riferisce con indignazione e ne attribuisce la responsabilità a Starace d'aver visto a Via Veneto bastonare da una squadra fascista un signore colpevole di aver usato il lei. Intendiamoci, Starace non agiva così di testa sua. Dietro di lui c'era Mussolini, che questo gusto da sergente per regolare nei dettagli il comportamento degli italiani ce l'aveva. Ma qui va notata un'altra cosa. Ciano e Starace, per quanto profondamente diversi, sono in quegli anni gli uomini più vicini a Mussolini e che meglio rappresentano la sua politica. Ciano è il discepolo preferito, almeno per un certo tempo, il possibile successore, l'uomo col quale il duce si confida. Starace è il cretino obbediente, fedele come un mastino, capace solo di credere, obbedire, combattere. Così nelle intenzioni del duce avrebbe dovuto essere tutto il popolo italiano. Starace con un gruppo di madri di caduti e di vedove di guerra. Laggiù sul mare un segno appar, il duce vincerà. Ma la gente avara si prese invidia dell'ardimento, non ci permise d'essere giusti ed esser forti, dimenticando d'un tratto i 600.000 morti. Sento l'Italia ad un miliar. La nazione allora si strisse intorno al duce invitto, ti disse inorgogliva i sacrifici orrendi, noi ti diamo il sangue, ti diamo l'oro, tu bevi e prendi, noi non vogliamo indietreggiar. La nostra forza nessun l'ha morta, le sanzioni alala, non possono far che raddoppiar la nostra volontà. Il duce vincerà. La storica seduta del Gran Consiglio del Fascismo, riunitosi in seguito all'unanime voto della Costituente albanese che ha offerto la corona di Skanderberg a Sua Maestà Vittorio Emanuele III. In piazza Venezia, un'immensa folla attende tra incessanti manifestazioni di entusiasmo e di devozione al duce le deliberazioni dell'Alto Consesso. Starace presenta Mussolini per l'annuncio dell'annessione dell'Albania. Starace fu fucilato a Piazzale Loreto il 29 aprile del 1945. Camicie nere, salutate nel duce il fondatore dell'impero! Camicie nere, il duce mi ordina di leggere il seguente ordine del giorno approvato per acclamazione dal Gran Consiglio del Fascismo. Il Gran Consiglio del Fascismo, presa cognizione del voto solenne e unanime col quale la Costituente albanese
ha deciso di offrire la corona di Albania al re d'Italia e imperatore di Etiopia. Saluta con gioia virile questo evento storico che sulla base dei secolari vincoli di amicizia associa al popolo e al destino d'Italia il destino e il popolo di Albania in una più profonda e definitiva unione. Dichiara che l'Italia fascista è in grado, con i suoi uomini e con le sue armi, di garantire all'antico e valoroso popolo albanese l'ordine, il rispetto di ogni fede religiosa, il progresso civile, la giustizia sociale e, con la difesa delle frontiere comuni, la pace. Il Gran Consiglio del Fascismo esprime la gratitudine del popolo italiano al duce fondatore dell'impero. Gli eventi storici che si compiono in questi giorni sono il risultato della nostra volontà, della nostra fede e della nostra forza. Verso i popoli amici, noi andiamo con un atteggiamento d'amici. Contro popoli ostili, noi avremo un chiaro, deciso, risoluto atteggiamento di ostilità. Il mondo è pregato di lasciarci tranquilli alla nostra grande e quotidiana fatica. Il mondo deve in ogni caso sapere che noi, domani, come ieri, come sempre, tireremo diritto. È un discorso tipico. Mussolini non mostra le sue carte. La guerra è imminente, ma il duce spera di cavarsela. Come il Minotauro, è a suo agio nei pericoli del labirinto. «Ho un fiuto da bestia», dice di se stesso. E Ciano, che di questo fiuto ha cominciato a diffidare, ubbidisce lo stesso. Berlino, 22 maggio 1939. Accoglienze a Ciano, venuto a firmare il patto d'acciaio che impegna Italia e Germania, qualsiasi cosa accada, a combattere a fianco una dell'altra. È dinamite, commenterà Ciano. Comunque chiede assicurazioni. L'Italia non è in grado di fare la guerra. I tedeschi lo rassicurano. Non si muoveranno prima di 4 o 5 anni. Ma nel trattato di queste promesse non c'è traccia. Come mai l'Italia si impegna talmente? Forse una spiegazione va trovata nella mentalità di Mussolini. Per lui Inghilterra e Francia erano paesi decadenti, resi molli da troppo benessere e troppa libertà. Se le nazioni totalitarie, Italia e Germania, facevano la voce grossa, le democrazie, Francia e Inghilterra, per paura, avrebbero ceduto molto. E il duce, al quale l'Abissinia e l'Albania non bastavano, voleva la Tunisia, Gibuti e una parte nel controllo del canale di Suez. E poi chissà cosa ancora. Il duce, detto in parole povere, non desiderava la guerra, che tra l'altro non preparava, ma ricattava francesi e inglesi. Mussolini giocava col fuoco. Ma Hitler era il fuoco.
«Io sono la guerra», aveva detto anni prima a un notabile di Danzica, Rauschning. Galeazzo Ciano è un uomo profondamente perplesso. Dubita della saggezza del patto che ha firmato. Dubita della saggezza di Mussolini che glielo ha fatto firmare. Ma spera ancora che questi dubbi siano infondati. Ribbentrop, 5 anni più tardi, farà di tutto perché Galeazzo Ciano venga fucilato. Il patto di alleanza e di amicizia concluso oggi fissa e consacra in precisi impegni politici e militari quella profonda comunione di spiriti e di opere che esiste tra la Germania nazista e l'Italia fascista. Le due grandi nazioni che, rinnovate e potenziate dal genio e dalla volontà del Führer e del Duce, si sono messe alla testa della storia d'Europa per preservare le basi della sua millenaria civiltà e per rivendicare... Ciano aveva ragione. Non bisognava, per usare le parole di Vittorio Emanuele III, fidarsi di quei brutti tedeschi. Hitler voleva la guerra. Il primo settembre le sue truppe entrarono in Polonia. La linea Maginot, un complesso di fortificazioni che nelle intenzioni dei francesi avrebbe dovuto rendere impossibile l'offensiva tedesca. A tergo delle opere in cemento armato, numerose caserme danno alloggio, in tempo di pace, al personale specializzato impiegato nella linea. Alcuni reparti che si recano ad occupare i rispettivi posti nelle opere in cemento armato e acciaio in superficie e nelle gallerie blindate sotterranee che assicurano il funzionamento delle torrette corazzate per l'osservazione e il tiro con armi di ogni specie e calibro. Galeazzo fece di tutto, dapprima con successo, per impedire che l'Italia entrasse in guerra a fianco dei tedeschi. Si è comportato come un arcangelo, dirà di lui un testimone insospettabile, Schmidt, il traduttore ufficiale di Hitler. Per cominciare, d'accordo con Mussolini, provò, per tener fermo Hitler, a proporre compromessi, mediazioni, conferenze internazionali. Poi, ottenuta da Mussolini la decisione di non intervenire, tra il settembre del 1939 e il giugno del 40, l'Italia rimase neutrale. Si sforzerà di mettere i tedeschi in cattiva luce presso il suocero. Questa è la linea Sigfrido, le fortificazioni tedesche al confine con la Francia. Anche se non combatte,
l'Italia resta alleata della Germania, ma ciò nonostante Ciano avverte il Belgio e l'Olanda dell'imminente invasione tedesca. Mussolini vuole prima o poi, malgrado molte incertezze e molte esitazioni, entrare in guerra a fianco dei tedeschi. E Ciano, secondo il capo dell'ovra, Leto, studia addirittura la possibilità di farlo avvelenare. Se Mussolini, il fondatore dell'impero, è il nuovo Giulio Cesare italiano, Galeazzo Ciano sarà il nuovo Bruto. Comunque, esteriormente il suo atteggiamento d'affetto e d'ossequio per il duce non muta. Tra il settembre del 1939 e il maggio del 1940, i cannoni al confine tra Francia e Germania rimasero silenziosi. La Drôle de Guerre, la strana guerra, così questo periodo venne chiamato dai francesi. Strane cose accadevano pure in Italia. Superate le resistenze nella linea Began, sulla Somme e sull'Aisne, le rive della Marna sono raggiunte dalle truppe tedesche. Frontalmente le divisioni tedesche avanzano in direzione di Parigi. Il 10 di maggio i tedeschi iniziano l'attacco alla Francia. Nel giro di pochi giorni il loro successo appare definitivo. Dietro Ciano, nella battaglia per tenere l'Italia fuori dalla guerra, s'erano coalizzati personaggi potenti: il re, il principe ereditario, il capo di stato maggiore Badoglio, il capo della polizia Bocchini, oltre che uomini della vecchia guardia fascista come Balbo, Grandi, De Bono. In più c'era l'ostilità esplicita della Chiesa alla guerra. È dubbio che Mussolini avrebbe potuto, anche se l'avesse voluto, il che dopo tutto non è provato, portare prima della vittoria dei tedeschi in Francia il paese alla guerra. Comunque, con la vittoria dei tedeschi, le opposizioni tornano nell'ombra. Mussolini dice a Badoglio: mi servono alcune migliaia di morti per sedermi al tavolo della pace. Il 10 giugno del 1940 l'Italia entrò in guerra mentre l'esercito francese ormai è a pezzi. L'uomo che teneva il pugnale in mano l'ha affondato nella schiena del suo vicino, dirà il presidente americano Roosevelt. Un documentario del Luce sull'offensiva italiana contro la Francia, offensiva che diede risultati irrisori e dimostrò la totale impreparazione del nostro esercito. Mussolini, oggi lo sappiamo, non avrebbe voluto una totale vittoria tedesca. Avrebbe sperato piuttosto, tutto sembra indicare, che la battaglia si concludesse senza vinti né vincitori, così da presentarsi ai contendenti esauriti come l'unico uomo capace di ristabilire, con la sua mediazione, la pace europea. Col crollo della Francia, pensa che non gli resta altro da fare, per non essere tagliato fuori dalla grande politica europea, che accodarsi al carro di Hitler. Forse teme che i tedeschi, che sospettano con qualche ragione gli italiani di tradimento, nei mesi della non belligeranza ci sono stati infiniti doppi giochi, possano invaderci. È una politica, dirà Radio Londra, da sciacallo. E Mussolini, che si rende conto d'aver fatto una parte assai poco gloriosa, medita rivincite. Ha bisogno di qualche successo militare per non essere completamente screditato nei confronti di Hitler. 28 ottobre 1940. Galeazzo Ciano è tornato a Tirana per presenziare all'invasione della Grecia che, lui ne è convinto, non resisterà o resisterà poco. Ha preparato con cura l'operazione e la ritiene facile e utile. A buon mercato si potrà ottenere quella gloria militare che il duce desidera tanto. Thank you.
Sono immagini che vale la pena di guardare con attenzione. L'avanzata italiana, che durerà pochi chilometri prima che le nostre truppe siano respinte, viene presentata da luce come una folgorante penetrazione in spazi immensi. Il giorno della pace, che Mussolini e Ciano ritengono vicino, l'Italia non deve presentarsi a mani vuote. Ma la Grecia tenne duro, fu conquistata dai tedeschi nella primavera successiva. Si faccia attenzione alle date. Ai primi di novembre del 40, la nostra offensiva contro la Grecia fallisce. L'11 di novembre, aeroplani inglesi attaccano la nostra flotta a Taranto, affondano tre navi da battaglia e conquistano la supremazia nel Mediterraneo, che manterranno per tutta la guerra. Il 5 di dicembre gli inglesi attaccano le truppe di Graziani entrate in Egitto e si preparano a conquistare la Cirenaica dopo aver fatto qualcosa come 200.000 prigionieri. Nel giro di 5 settimane, 20 anni di propaganda imperialista e militarista vengono ridicolizzati e screditati. È moralmente e politicamente la fine di Mussolini. Che giudizio dare di Ciano? Il personaggio rischia di passare alla storia come un uomo debole e poco affidabile, riscattato in parte da qualche buona intenzione e da una morte coraggiosa. Eppure ci sono motivi per giudicarlo in maniera meno perentoria. Il diario inedito dell'ambasciatore Pietro Marchi racconta come Pietro Marchi stesso, assieme a un gruppo di diplomatici e di alti ufficiali dell'esercito, dei carabinieri e della polizia, salvò, evitando che fossero consegnati ai tedeschi, alcune decine di migliaia di ebrei nella Francia meridionale e in Jugoslavia. La storia è conosciuta. Non si sapeva invece che nume tutelare di questa operazione era stato Ciano. Nel febbraio del 1943 Mussolini allontana Ciano dal Ministero degli Esteri dandogli il posto di ambasciatore presso la Santa Sede. Ciano, il 25 luglio del 43, al Gran Consiglio del Fascismo, votò l'ordine del giorno Grandi, che metteva in minoranza Mussolini e che fornì al re l'occasione per prendere il potere in mano e liquidare il fascismo. Fu per questo l'11 gennaio del 44 fucilato a Verona, dopo essere stato condannato per tradimento da un tribunale speciale della Repubblica Sociale di Mussolini. Il duce non fece nulla per salvarlo. Disse tuttavia qualche mese più tardi, parlando con la moglie di un ufficiale tedesco, «La mia vita è finita,
il giorno che hanno fucilato Galeazzo. In questa storia c'è qualcosa che va al di là della sola politica e tocca il campo misterioso degli affetti umani, perché indubbiamente, almeno per un certo periodo, Galeazzo vide in Mussolini un'immagine paterna e Mussolini in Galeazzo un altro figlio.